Però io rimango sempre con un grande dubbio, no? Ma tutta questa storia, tutto il commissariamento, il dissesto, tutte queste cose, ma è possibile che non si trova mai un colpevole? È incolpevole! E fissa. Io ci ho sta fissa. Ho 20 anni, 20 anni di storia di questo comune. Se uno si legge gli atti della Corte dei Conti, della sezione di controllo, della procura della Corte dei Conti, un'idea se la fa. E io ho letto. Fa, è un percorso purtroppo. Ma questo già ce lo siamo detto all'altra intervista, così, quando hai detto l'ultima. Cruce, ci dovete ammazzare tutti. L'ultima Prendete cosa. Dal primo sindaco all'ultimo, mettiamoci dentro pure l'ultima, e facciamate fuori a tutti, tutti i responsabili. Ma è evidente che è un percorso che a mio avviso non è un responsabile unico. C'è un comune che ha accumulato debiti con un vecchio sistema anche di contabilità che permetteva di mettere a bilancio e di spendere soldi che non si avevano. È un comune che dal 2012-13, quando è emerso che già c'erano 40 milioni di disavanzi, certo, non è stato in grado di fare delle politiche serie di recupero. Questo è il grosso problema, ma che noi avevamo segnalato nel momento in cui, approvando il piano, avevamo fatto una constatazione chiara. La STS oggi è una società sana, ma è una società troppo costosa per il comune di Frascati. La Corte dei Conti ce l'ha detto in tutti i modi. Quindi non è che noi volevamo esternalizzare i servizi per punire qualcuno, ma esternalizzi perché devi rendere più economici quei servizi, perché i soldi per mettere in equilibrio il piano non ci stanno. E quest'anno abbiamo perso un altro anno. Vi ho detto più volte in Consiglio Comunale, stanziare per la STS i soldi dell'anno scorso vuol dire che si arriverà a mettere veramente a rischio anche il pagamento degli stipendi. Ma se vogliamo fare un'analisi, allora, se avessi dovuto ridurre il costo dei servizi, l'indicazione è di almeno il 20%. Nei primi 6 mesi abbiamo dato alla STS gli stessi soldi l'anno scorso. Quindi, e tu hai detto sì. Che nel secondo semestre devi ridurre del 40% gli stanziamenti. Ah. Ma non solo, nel piano che adesso andremo ad viene proposto all'Aula, si fa un ragionamento, a mio avviso, sbagliato due volte. Da una parte perché si dice praticamente esternalizziamo gli unici servizi che sono economicamente validi e portano soprattutto cassa, perché farmacie e parcheggi portano cassa, liquidità, minuto per minuto. Il cimitero pure, se sentito il cimitero. Il cimitero per me va esternalizzato, però poi da vedere, è un servizio che va da sé, quello è un servizio sicuro, no? Chi lo prende sicuramente prende tutti gli operai e garantisce anche una, come dire, una elasticità anche diversa nell'apertura e nella chiusura, però quello fa parte, diciamo, delle valutazioni che già abbiamo fatto tante volte. Ma esternalizzare farmacie e parcheggi è togliere cassa anche alla STS, quindi il rischio vero è che tu come comune gli darai meno soldi, perché è prevista una riduzione da qui al 2026 dell'oltre il 35% degli stanziamenti. Gli togli gli unici servizi che gli danno cassa, il comune non sarà mai un buon pagatore, quindi l'STS andrà automaticamente in sofferenza finanziaria. Senti una cosa, ma a Grottaferrata, no, ci sono state le elezioni e l'affluenza è stata ancora minore rispetto al passato, no? Ma non è che vi rendete conto, diciamo, di questo distacco dalla cittadinanza? Ti faccio un esempio. Hai sentito ieri Mirko Fiasco lì al bar di zio Jack? No, l'avevo lavorato fino a tardi. Sì. Ascoltalo, perché non è tanto quello che ha detto lui a Anna delle Chiaie, ma quello che hanno detto coloro che stavano intorno, che parlavano, dice, ma insomma tutto sto casino, sta cosa, ma non c'è sta mai responsabile, cioè la cittadinanza se rimane sconcertata dinanzi a una storia così, che per carità non vede responsabile. Sai, il problema è che se c'è un unico atto che determina un danno, è responsabile lo individui. Quando gli atti si susseguono in tanti anni è difficile. È difficile, i responsabili anno per anno. Gli allegati, ti ho detto già l'altra volta per il bilancio che abbiamo approvato, qual era il consuntivo. Te farei vedere gli allegati al bilancio previsionale. Io ho fatto l'assessore, ho fatto il sindaco, ci sono non so quante delibere e non so quante migliaia di pagine di numeri, che assolutamente per noi sono incomprensibili. È evidente che qui c'è stato anche un problema di struttura,
di qualità di struttura, evidentemente non all'altezza dei problemi che ha affrontato il comune di Frascati. Ma io ho sempre sentito dire sono bravi. Ma sono bravi, tu allora mettiti a giocare con una squadra, no? Quando sei il capitano della squadra, è difficile prendere che, come dire, devi fare squadra e devi cercare di tirare fuori il meglio di tutti. Poi fai i consuntivi, fai le analisi, fai le valutazioni, valuti anche il lavoro tuo, tante cose le hai sbagliate, tante cose le fai bene, e poi dici perché abbiamo perso la partita, fai l'analisi, a quel punto che fai? Rifondiamo la squadra.